Il settore alimentare è il primo in regione per certificazioni EMAS, ma sono numerose anche le ISO e i marchi EDP. L'eco-innovazione delle imprese passa anche attraverso le certificazioni ambientali? Sì, l'eco-innovazione passa attraverso le certificazioni, sia di processo che di prodotto. Nelle certificazioni di processo come l'EMAS o l'ISO 14001, soprattutto nell'utilizzo di tecnologie ambientali per l'adempimento, per il rispetto della legislazione esistente. E per le certificazioni di prodotto come l'EPD o l'Ecolabel, perché questi schemi di certificazione si basano soprattutto sull'ecodesign, cioè l'analisi delle componenti, le caratteristiche ambientali delle componenti e dei processi per realizzare queste componenti.